sviluppo motorio in un neonato di soli 2 mesi. Ora vedremo la piccola Cecilia, una bimba che ho seguito sin dai primi giorni di vita e che ha iniziato il percorso di sviluppo motorio from zero to hero. Vi faremo vedere che cosa aspettarsi a quest'età, come il bambino si deve sorreggere, come rimanere in tummy time, come alternarlo con la posizione supina, come iniziare a stimolare tutta la parte di sviluppo delle competenze fino motorie, ma anche quelle macro motorie, quindi grosso motorie. Io sono Matteo Silva, sono un osteopata pediatrico e fondatore di IULE, centro materno infantile in provincia di Monza e Brianza. Mi trovate sul mio sito web mattosilvaosteopata.com e su Instagram con osteopata-silvamatteo. Nel mio sito trovate anche il videocorso From Zero to Hero che mostra ai genitori come favorire il miglior sviluppo motorio del proprio bimbo dalla nascita fino al primo anno di vita, tappa motoria dopo tappa motoria. Ora vediamo la piccola Ceci che ha iniziato questo percorso qualche mesetto fa, quindi 2 mesetti fa, ora siamo a 2 mesetti e qualcosina, e vediamo che cosa aspettarci a questa età dal bambino. Quindi qua abbiamo un pochettino, un po' di giochi con cui possiamo intrattenere questa scricciolina. Ciao patata! Prima però di iniziare il video voglio dirvi 2 cose. A questa età è molto importante assicurarsi che il bambino, uno, non abbia un torcicollo miogeno che giustifica una preferenza di lato del bambino, 2. Che non abbia una plagiocefalia posizionale o una testolina piatta del neonato. Cosa significa? Significa che la testolina del bambino deve essere perfettamente tonda. Potete vedere ad esempio quella della piccola Ceci come è perfettamente simmetrica vista superiormente e anche vista lateralmente. Questo è fondamentale perché nel caso il vostro bambino abbia una lieve plagiocefalia o testa piatta è importante correre subito ai ripari e ir. Ciao, sorriso, ciao! Mettere in pratica tutte le accortezze per risolvere nel miglior modo e nel minor tempo possibile. Il lancio del ciuccio è appena partito. Ora sdraiamo il nostro bambino che a quest'età dovrebbe essersi abituato a rimanere bene tranquillo, supino, da solo, ma anche prono, cosa che adesso non avviene. Ok. Patata, tu sei stanca, vero? Allora, adesso la piccola Ceci ha un pochettino l'occhietto sifolo, è abbastanza dormiente, ma vediamo se abbiamo un po' di benzina per fare questo video. Quindi proviamo a metterla un po' a pancia in giù. Come vedete, guardate come la rotolo, partendo dalle gambette, rotolandola prima con la parte di gambe e poi con la parte del tronco e del busto. Posiziono bene le braccia sotto e mi posiziono in fronte a lei. Ci muoviamo con la telecamera e veniamo. Oh, wow! Ma ciao signorina! Wow! Guardate come si sostiene bene con le braccia, come le mette bene a 90 gradi, come solleva la testolina e riesce a iniziare a guardarmi perlomeno da 30-40 cm. La sua vista sta migliorando, inizia a mettere sempre più a fuoco. Ovviamente nei primi mesi sono molto utili tutti i giochini in bianco e nero, dove la bimba riesce a mettere a fuoco, riesce a seguirlo, vedete? I suoi occhi. E questo gli dà, come dire, attenzione e ci aiuta nel mantenere la bambina in tummy time. Tummy time, per chi non lo sapesse, è proprio il tempo che il bambino trascorre in posizione prona, sollevando la testolina e supervisionato dal genitore. Ciao scricciola! E questa che cos'è? Parlatevi, lo sviluppo del linguaggio insieme a quello motorio inizia da qui. Che bel cerchio concentrico! È bianco e nero e rosso. Glielo mettiamo vicino, troviamo la lontananza con la quale lei riesce a mettere a fuoco e non la facciamo mai annoiare. Quindi passiamo da un gioco all'altro quando la bimba vediamo che inizia ad annoiarsi, perde l'attenzione verso quel gioco. La nostra faccia è una delle cose più interessanti per la bimba. Ciao sorrisona, ma ciao, ciao! Qualora lei perda l'appoggio sulle braccia potete riposizionarlo bene con i gomiti a 90 gradi perpendicolarmente rispetto alle spalle, così, in questo modo. Lei si deve bene appoggiare, abbiate cura che qua sia bella biotta, quindi cercate di farle avere grip sia a livello delle braccia sia a livello degli arti inferiori. Potete posizionarla al bordo del vostro fasciatoio o gradualmente sarà sempre più importante la parte del tappetone gioco. Sul mio sito consiglio il miglior tappetone gioco per neonato per tutta la parte di sviluppo motorio. A quest'età un bambino mi aspetto che riesca a mettermi a fuoco, mi aspetto che riesca a vedermi, a prendere lo sguardo e a rispondere gradualmente col sorriso sociale. Ciao bellissimo, ma sei stupenda, che faccia mi fai? E anche con i primi gorgogli che fa. Un bambino a quest'età rimane in tummy time più o meno, dovrebbe riuscirci un 4-5 minuti a volta. Alcune volte si può stancare prima, alcune volte si può stancare dopo. Tu? Dopo quanto ti stanchi? A che minuto siamo arrivati di questo video? Ma dimmelo!
Quando perde l'appoggio potete riposizionarla in modo tale che per lei sia ancora più facile rimanerci. Ma ciao, cambiamo gioco! Ricordate, interagite, gli fate vedere un gioco, glielo potete far toccare a livello delle braccia, potete ovviamente anche farglielo prendere. In posizione prona, a 2 mesi circa, il bambino non riuscirà ad allungare la mano e prendere il gioco. Infatti tutte le competenze finomotorie sono da sviluppare in posizione supina, che è una posizione più di relax, dove il bambino riesce ad allungare il braccio e gradualmente coordinare occhio, mano, bocca per portarselo a bocca e manipolarlo. È fondamentale iniziare subito con queste attività finomotorie. Nel videocorso From Zero to Hero troverete tantissimi altri video, tantissimi altri approfondimenti su come favorire lo sviluppo psicomotorio del neonato, dalla nascita mese dopo mese e tappa motoria dopo tappa motoria. A quest'età mi aspetto che un bambino riesca a sollevare la testolina in questo modo e riesca a rimanere come fa la piccola Ceci. Ciao! Facendo finta che adesso la piccola Ceci sia stancata, cosa che più o meno comunque è abbastanza realistica, la rotoliamo supina. Quindi semplicemente blocchiamo il braccio, rotoliamo dal tronco. Wow! Io la ruoto per farvelo vedere in camera. La piccola Ceci è la bimba più bella di Carabrianza. Ma sì! E continuiamo con tutta la parte di sviluppo motorio e le competenze filomotorie. Continuiamo con la nostra stimolazione del linguaggio, troverete ad esempio anche sul mio sito web tutta la parte di videocorso sullo sviluppo del linguaggio fatta dalla logopedista. E continuiamo con la parte di sviluppo visivo, quindi stimolazione visiva, stimolazione a livello finomotoria, glieli facciamo toccare, ma sì, ma che belli! Aspetta, continuiamo col bianco e nero? Wow, che belli! Sono dei quadratini bianchi su sfondo nero, ma sì! Potete massaggiare il bambino, potete stimolare i suoi sensi, il tatto è uno degli organi più sviluppati a questa età. Potete fare il massaggio sulla pancia se il bambino ha un pochettino di mal di pancia, il massaggio alla schiena, l'osteomassage ai piedini e alle gambe per favorire il suo sviluppo motorio. Interagite, interagite, interagite. Quando vedete che il bambino inizia a diventare stanco, lo noterete dagli occhi, vedrete che inizia a non rispondervi più, inizierà a essere un pochettino più annoiato, un pochettino più, giustamente, piagnuculone, ma semplicemente perché ci sta dicendo che è stanco. In questo caso, o meglio non in questo, ma qualora vediate che il bambino non vi risponde più, non è più attento, potete tranquillamente prenderlo in braccio, allattarlo e poi portarlo nel sonno. Se invece è ancora attiva, possiamo continuare la nostra stimolazione facendovi sentire con un gioco prensile sul braccio, sulla mano, favorendo ovviamente la prensione del bambino. Bisogna vedere un pochettino però come risponde. In questo caso la piccola Ceci sta perdendo il quadro attentivo, quindi non andrò oltre e la prenderò io stessa in braccio. Per questo video è tutto, ci vediamo nel video corso From Zero to Hero per approfondire tutti questi fondamentali argomenti e favorire il migliore sviluppo motorio e posturale del vostro bambino. Ci vediamo nel prossimo video.